sorprese a rubare olive all'interno di un campo tagliando i rami dagli alberi per far prima. È accaduto lunedì mattina a Vittoria, a fermare tre ladri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittoria, chiamati dal proprietario del fondo, che ha denunciato la presenza di tre uomini all'interno del proprio terreno agricolo. Immediato quindi l'intervento dei militari, che a loro arrivo hanno trovato gli uomini ancora intenti a tagliare i rami dall'ulivo per far prima. In particolare, per compiere il furto, i tre ladri si sono dotati sia di un furgone per il trasporto dell'ingente quantitativo di olive, ma anche di attrezzature per la raccolta e di una motosega a scoppio per recidere i rami degli ulivi e raccogliere quindi queste dei rami caduti per velocizzarne la raccolta. L'intervento dei carabinieri ha permesso così di recuperare ben 100 kg di olive già caricate sul furgone, anche se non hanno potuto evitare i danni già causati agli ulivi secolari, che restano così irreparabili per l'impossibilità del proprietario di poterne godere nei successivi anni a causa dei tagli effettuati dai malviventi. I carabinieri hanno quindi sequestrato il furgone e l'attrezzatura e arrestato i tre ladri per tentato furto aggravato in concorso, i quali, dopo il rito direttissimo di convalida dell'arresto, sono stati posti in libertà in attesa di giudizio.